La sala della Protomoteca in Campidoglio si è tenuta la presentazione del progetto Italia Bellezza Eterna. Vediamo il servizio. Il Colosseo batte il Duomo 1-0, tanto per usare una metafora calcistica e raccontare quanto emerge nella ricerca sull'unità ed identità degli italiani promossa dalla Fondazione FMR Marilena Ferrari, in collaborazione con Eurisco e il Dipartimento di Statistica dell'Università di Bologna, in occasione della presentazione del progetto Italia Bellezza Eterna, che si è tenuta alla sala della Protomoteca in Campidoglio, alla presenza di Marilena Ferrari, del sindaco di Roma Gianni Alemanno, del sottosegretario la presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta, del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro Antonio Marzano e del Sovrintendente ai Beni Culturali di Roma Capitale Umberto Broccoli. Nella ricerca, oltre all'anfiteatro Flavio, tra i primi 10 monumenti più visitati compaiono Fontana di Trevi, il Panteo e Piazza Navona, a conferma del dominio incontrastato di cui gode la città eterna sul resto del bel paese. Il progetto è costituito da alcuni volumi realizzati da fotografi contemporanei che attraverso i loro scatti raccontano un viaggio nei luoghi simboli italiani. Il primo volume è del maestro Pino Musi. La bellezza eterna è il primo volume che oggi presentiamo in Campidoglio. È la prima di una lunga tappa di un viaggio che abbiamo fatto per l'Italia e in giro per l'Italia in occasione appunto dei 150 anni della nostra unità. Bellezza Eterna è dedicato alle origini della bellezza italiana. Tutta l'intera collana che nascerà è dedicata invece ai 100 luoghi d'arte più amati agli italiani. Questi 100 luoghi sono usciti da una ricerca che noi abbiamo condotto con l'Università di Bologna e l'Eurisco, che ha evidenziato come gli italiani da tutte le parti si identificano comunque con 100 luoghi. E a questi 100 luoghi noi abbiamo voluto dedicare una grande campagna fotografica fatta da fotografi contemporanei, perché la bellezza del nostro passato si rinnovi nella bellezza del nostro presente. Le opere fotografiche in bianco e nero del maestro Pino Musi saranno esposte nelle sale del Palazzo Nuovo in Campidoglio fino al 20 marzo, da martedì a domenica, dalle 9 alle 20, con ingresso gratuito.